primi soccorsi sono arrivati così, con l'elicottero. La frana ha bloccato tutte le vie d'accesso, impossibile arrivare in altro modo. Siamo a bordo dell'elicottero della Guardia di Finanza, ecco, stiamo sorvolando il cuore della frana, più di 60.000 metri cubi di roccia che sono franati così all'improvviso, senza motivo. Solo da questa altezza ci si può rendere conto della portata di questa catastrofe naturale. Che il fumo che c'era quando siamo arrivati stamattina presto era paragonabile a quello delle Torri Gemelle quando sono crollate, che è arrivato con la nuvola di fumo verso la città. Mai vista una cosa del genere? No, in 30 anni che volo non l'ho mai vista. Nei rifugi erano intrappolate 13 persone che sono tornate a valle con l'elisoccorso, nessun ferito, ma poteva essere una strage.